Tutto ebbe inizio dal silenzio e un piccolo topolino usciva fuori dalla sua tana soltanto quando lo trovava. Che cosa? Ma il silenzio, Topin, il silenzio è la cosa più importante che c'è se vuoi fare musica. E lui è Topin, ve lo presento, è un mio amico che utilizzo quando c'è bisogno di far comprendere l'importanza del silenzio e tutti sono incuriositi da lui perché esce fuori dalla tana solo quando c'è silenzio. Non è uno scherzo, ragazzi, anche se mi piace scherzare, ma il silenzio è l'elemento fondamentale per poter fare musica, ma per poter anche insegnare, perché è attraverso il silenzio che possiamo ricevere un messaggio. E attraverso il silenzio che impariamo ad ascoltare quello che viene da dentro di noi. Quindi grazie Topin per il tuo lavoro e ci ricordi che il silenzio è molto importante. La puntata di questa sera si intitola L'importanza dei suoni lunghi ed è proprio così. Il suono non è nient'altro che un feedback, cioè un qualcosa che noi emettiamo e che poi ritorna indietro. E lo ascoltiamo e possiamo migliorarlo soltanto se c'è silenzio. E il silenzio è l'elemento fondamentale quindi per ascoltarci e per ascoltare. E è un po' come l'acqua per i nuotatori. Pensate a un nuotatore che va in piscina e non trova l'acqua. No? Un po' scomodo direi, no? E quindi è l'elemento fondamentale per poter nuotare, no? Negli spazi, perché poi il suono è meraviglioso perché occupa tutto lo spazio che c'è e quindi pensate quanto è importante. Quindi questa puntata vuole introdurre una settimana di note lunghe, infatti le prossime puntate saranno un po' più dinamiche, saranno un po' più pratiche, suoneremo insieme e le puntate si intitolano Sette suoni per 7 giorni, tra parentesi, per 7 mesi, ragazzi. Sono le note lunghe. Le fondamenta delle fondamenta, cioè la cosa più importante che c'è. Inizio con le note lunghe, non con la respirazione, non con l'imboccatura, perché ho bisogno insieme a voi di lavorare su questo aspetto, quindi sulla tenuta dei suoni lunghi. Perché sono le fondamenta delle fondamenta? Sono così importanti perché ci danno stabilità. Sono un po' come degli esercizi isometrici. L'esercizio isometrico è quello, no? Ci mettiamo in questo modo per 15 minuti e le gambe un po' fanno male perché i muscoli antagonisti per tenerci fermi in quella posizione lavorano e lavorando ci stabilizzano. Quindi i suoni lunghi ci stabilizzano, stabilizzano un po' il suono e lo tengono fermo. Ma mentre suoniamo i suoni lunghi, dobbiamo lavorare, possiamo lavorare su tutti gli aspetti della musica e della tecnica, perché sarà importante, poi vedremo la postura, quindi mentre suoniamo e mentre ascoltiamo il suono che torna indietro, dobbiamo cercare di capire come siamo messi, com'è la nostra postura, se è una postura efficace che fa funzionare il suono. Adesso io sono seduto, i piedi sono poggiati a terra con la pianta, non potete vederli per ragioni di inquadratura, ma stare seduti o stare in piedi, diceva un mio maestro, è la stessa cosa. Ecco qua, perché qualcuno dice: Prof, sono stanco, posso stare seduto? Sì, esatto, stai sulla punta della sedia con le spalle aperte e vedrai che ti abituerai a fare questa cosa, perché stare seduti così non è funzionale a una buona emissione di suono, perché tutto l'apparato respiratorio viene compromesso un po', ma questo argomento lo tratteremo in altre puntate. Ho fatto un piccolo promemoria, poi farete lo screenshot, vi avvicino alla lavagna così potete vederlo. Adesso tiriamo un pochino indietro così lo vedete bene. E ci sono degli step un po' importanti e questi step sono il TP, TV, che significa il tutto pieno e tutto vuoto. Quindi il punto numero uno da ricordare, ok? Ricorda, assimila. Applica. Tutto quello che sta qui viene ricordato ogni volta che devo fare un suono lungo.
viene assimilato perché ogni volta che me lo ricordo, prima o poi diventa una buona abitudine, ragazzi. Quindi postura, eccetera, eccetera. Poi lo vedremo durante la settimana. E applica. Fare, 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 perché conta più un briciolo di pratica che una fila di pane di, di teoria, ok? Anche se tutte e due le cose devono essere messe insieme, eh? Sono fondamentali. Quindi il primo punto, tutto pieno e tutto vuoto. Adesso uso un espediente, è una sacca di 6 litri e vi mostro cosa significa tutto pieno e tutto vuoto, quindi ci riempiamo. Esatto, questo serve un po' per visualizzare l'aria, no? Siccome non avete la bag, usiamo la mano, è la stessa cosa, ok? È una cosa molto importante, cioè prendo l'aria e do l'aria. Do la cera, prendila, no, come metti la cera e togli la cera. Sì, quel film è molto importante, guardatelo, perché dalle semplici cose che nascono le cose più importanti, quindi il miglioramento più evidente nasce dalla cura delle piccole cose. Quindi prendete aria e prendetene tanta, tutto pieno e tutto vuoto, svuotatevi. Il secondo punto è una cosa fondamentale, l'imboccatura. Molti parlano di imboccatura come se fosse un qualcosa di fantascientifico, ognuno ha una dentatura diversa. Vi ripeto, vado veloce, poi tratteremo questi argomenti in maniera più accurata. Mi interessa solo farvi fare bene i suoni lunghi e farvi capire quanto è importante farli nel modo giusto. Il punto 2, cioè l'imboccatura, è qualcosa di molto semplice. Basta pensare a una M, quindi angoli fermi, e una P, quindi teniamo vicine le labbra. Ok, a questa M e questa P. Questa M e questa P ci permettono di tenere le labbra vicine e farle vibrare. Adesso vi faccio vedere il mio anello che ho smontato dal bocchino. Mettiamo qui, ok? Questa è solo l'aria. Se premo un po' con la P e lascio passare l'aria, che è l'elemento fondamentale. Ottengo la vibrazione, quindi l'imboccatura non è nient'altro che una M e una P e appoggiare il bocchino nel punto dove ci si sente più comodi. C'è chi parla di un terzo sotto, due terzi sopra, c'è chi dice al centro. È molto personale, però questa è una cosa specifica che andrebbe veduta, andrebbe vista caso per caso e non online, chiaramente. Questo è il bocchino, ecco un po' la stessa cosa. Appoggio. Ok, benissimo. Quindi l'imboccatura MP, quindi tutto pieno, tutto vuoto, MP. La terza cosa è la cosa non più importante, ma è più importante dell'importante, ovvero il suono in testa. Cos'è il suono? Cosa significa avere il suono in testa? Avere il suono in testa semplicemente significa pensare il suono che devo suonare prima di farlo. Ma è anche qualcosa di più grande, cioè avere l'immagine del suono in testa, l'immagine della frase che andrò a suonare. Adesso faremo solo note lunghe, ma l'immagine è il quadro, ecco, come se io vedessi un quadro. Non penso a un colore, ma penso a una vastità di colori che entrano dentro la mia testa, no? E mi fanno, e mi danno felicità, qualcosa di, mi fanno riflettere. E quindi questa è l'idea del suono in testa. Come diceva Arnold Jacobs, ma questo andatevelo a vedere da qualche parte, ecco,
Wind and song, cioè il suono da avere in testa e l'aria che ci permette poi di suonarlo. Ma è un argomento anche questo da approfondire adesso velocito solamente. Quindi il suono in testa è fondamentale per qualsiasi strumento, anche per il pianoforte che è uno strumento preparato. Suonare un suono senza averlo in testa è come avere un martello e suonare lì. Bing, bing, tanto il pianoforte suona, ma avere il suono in testa significa che quel suono avrà una tipologia di attacco, avrà una cura particolare, avrà una sfumatura particolare, ecco, soprattutto se si suona un pianoforte vero e non quelli digitali, ahimè, che però sono funzionali. Andiamo avanti. L'altra cosa importantissima è il punto numero 4, cioè come approcciarmi all'attacco del suono, quindi alla frase, ma in questo caso al suono lungo. Molto importante rispettare questo che io chiamo il mantra, no? Una preghiera, un qualcosa che devo ripetermi per ricordarmi, assimilare e applicare. Quindi il mantra è appoggio, mi rilasso, respiro. E suono. Quindi io mentre suono mi appoggio con la M chiaramente, ok? Mi rilascio, ovvero mi rilascio. Io chiamo l'esercizio del pappagallo ammollito che sta lì fermo. Quindi appoggio, mi rilascio, respiro, pipitivo, e suono. Adesso non ho un riferimento, quindi non so se sono crescente, calante, vi ho fatto sentire quanto margine abbiamo, no? Di intonazione, possiamo salire e scendere con questa pompa principale, si può abbassare o alzare il suono, ma in verità il suono è in testa, ok? Quindi se voglio un suono, me lo devo prima cantare. E poi trovare il centro. Come faccio a trovare il centro? Lo trovo perché ascolto il suono che mi ritorna e sento dove le labbra vibrano meglio. Ecco, questo è il lavoro che dovremo fare durante la settimana. Ci saranno dei suoni il lunedì, dei suoni il martedì, dei suoni il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e anche la domenica, ragazzi. Per 7 mesi faremo questo lavoro. O meglio, io vi do l'input, poi potete farlo anche senza di me, ma in questa prima settimana sarò un riferimento molto importante, vi darò alcune indicazioni fondamentali per fare questi suoni lunghi che risulterebbero essere un po' noiosi, no? Ok? Nella società dove tutto si muove, tutto è veloce, fare un suono lungo è una noia, ma riflettete con me, una melodia non è nient'altro che una successione di attimi, di frammenti di suoni lunghi. Quindi, se ogni suono lungo è curato alla perfezione, anche quel piccolo frammento sarà bellissimo e quindi creerà una frase bellissima, ok? Immaginate una bellissima collana di perle, no? Cioè, è armoniosa, oppure anche di coralli. Ha una forma diversa, ma comunque hanno una loro logica e una loro bellezza. Che in sostanza è questo, no? Noi lavoriamo per ottenere un qualcosa di bello da regalarci prima di tutto e da offrire agli altri, cioè è la cosa più bella la musica. E quindi ragazzi, volevo dirvi una cosa per concludere, lo so che il video è lunghino, 14 minuti, ma non posso fare altrimenti. Se vi interessa, è così. Questi quattro punti, in verità, non sono così frammentati. Io ho dovuto in qualche modo scomporvi il problema in fattori, in quattro fattori, ma tutti questi elementi, ogni giorno che ce li ricordiamo, che li assimiliamo e li facciamo diventare una buona abitudine e li applichiamo,
li chiamo, ci permettono di far compattare tutto questo sapere in un suono lungo. Tutte queste abilità che abbiamo frammentato devono nascere in quell'istante, e quell'istante riusciremo a farlo così bello, così facile, se tutti i giorni ci ricordiamo, frammentando, i vari aspetti tecnici, ovvero scomponendo in fattori la tecnica che ci permetterà di fare un suono lungo, quindi tutto pieno e tutto vuoto. Imboccatura, MP, suono in testa, me lo canto con la M. E appoggio, mi rilasso, respiro e suono. Ci vediamo subito con la prima puntata, oggi, con i suoni lunghi del lunedì, poi vi racconterò com'è. Ciao ragazzi! Oh! Scusate, lui voleva salutarvi. Ciao a tutti!